Dall'inizio dell'invasione russa nell'Ucraina sentiamo parlare di guerra fredda. Ma come nasce questa espressione? Il primo a usare il termine fu forse George Orwell, in un saggio dedicato alla bomba atomica. A dargli il significato attuale è stato Bernard Baruch, consigliere della Casa Bianca, in un discorso del 1947 disse: «Non lasciamoci ingannare, siamo oggi nel bel mezzo di una guerra fredda, ovvero quella tra il blocco occidentale a guida statunitense e quello orientale a guida sovietica. Era fredda perché i due blocchi non arrivarono mai a scontrarsi apertamente e continuarono a tenersi vicendevolmente a bada. La battaglia era economica, di influenze, fatta anche di missili, viaggi spaziali, imprese sportive e film al cinema, come Rocky contro il russo Ivan Drago». Ufficialmente finì con la caduta del muro di Berlino, ma da quella notte, specie con l'arrivo di Putin, gli strappi tra USA e Russia sono stati numerosi, dall'Iraq alle elezioni del 2016, fino a oggi, con la crisi ucraina.